Ok, ciao a tutti. Buongiorno Erika. Come molti di noi, Erika ha iniziato con il suo blog e è passato dopo alle soluzioni personalizzate e manutenzione di siti web, WordPress ovviamente, come lavoro a tempo pieno. Ha sviluppato i blocchi di Gutenberg fin dall'inizio, dunque già da anni. E parlerà oggi delle lezioni che lei ha imparato in questa magnifica esperienza tra essere mamma e il lavoro. Un applauso per Erika Gili. Perfetto, iniziamo. Innanzitutto, grazie per essere qui, benvenuti a questo talk. Per me è una grande emozione essere qui davanti a voi dopo tanti anni, perché l'ultima volta è successo nel 2019, poi dopo, per il 2020 dico, ah, ok, mando l'application per il WorkCamp Torino ed è successo quello che è successo, quindi ho aspettato un pochino, ma sicuramente non avrei potuto portare questo tipo di tema, non, neanche ricordo cosa volevo portare, però sicuramente non ero ancora mamma. Mi presento, io sono Erika Gili, accademicamente sono una ingegnera energetica, quindi ho seguito tutto un altro tipo di studi, ma ormai da più di 10 anni lavoro come sviluppatrice e attualmente sono una senior software developer in Inside e da 20 mesi sono anche una mamma. Qui potete vedere un raro esempio di me con i capelli pettinati e lisci soprattutto, non ho capito perché dopo il parto mi si sono arricciati, a mia madre era calata la vista, a me si sono arricciati i capelli. Questi bambini insomma hanno un impatto su di noi in un modo o nell'altro. E sono qui di fronte a voi per raccontarvi la mia personale esperienza di vita. Ci tengo a sottolineare il personale perché comunque ogni famiglia è diversa. Però poi dopo vedremo più avanti nel talk quello che vi farò vedere. E alla fine capirete perché tante persone che si identificano come mamme di un altro piccolo essere umano lo sbandierano anche nel curriculum vitae e non solo per orgoglio verso i propri piccoli puffetti, insomma. Se siete wannabe genitori, spero di darvi un po' di coraggio e di farvi vedere la luce dall'altra parte del tunnel. E se siete datori di lavoro, magari anche qualche spunto di pensiero, ecco. La mia esperienza è di quelle che si fanno in uno di quei modi abbastanza impegnativi. Non è il più impegnativo, però diciamo è abbastanza impegnativo. Io e mio marito siamo da soli, dove abitiamo perché siamo lontani dalle nostre famiglie. E la mia bambina è una bambina ad alto contatto, vuol dire che vuole sempre stare proprio fisicamente a contatto con l'adulto di riferimento e quel famoso metterla giù che tutti noti consigliano non ha mai funzionato con lei. E quindi siamo stati da soli a gestire lei, i nostri rispettivi lavori e tutto il resto, tra cui anche l'acquisto della casa e il trasloco che non auguro a nessuno con un bambino piccolo, per 11 mesi, dopo i quali la bambina ha iniziato il nido, quindi non è sparita, non l'ho venduta, ce l'ho ancora, ha solo iniziato il nido, cosa che talvolta ha portato qualche scompiglio perché gli strani virus che girano nel nido mi hanno uccisa durante l'inverno, però ecco, il nido generalmente aiuta per farmi lavorare durante l'orario diurno, ecco qua. E la maternità, a parte cose abbastanza chiare come questa, ha avuto un impatto sulla mia vita che mai avrei immaginato. Questo è quello che immaginavo di più perché quando sei incinta, no? Tutti quanti ti dicono: ah, complimenti, lo sai che non dormirai per i prossimi 3 anni. Grazie. E quindi la cosa più ovvia che ha portato un impatto sulla mia vita è il sonno o la mancanza di. Ecco. Prendersi cura di un bambino che non parla, innanzitutto, quindi bisogna capirlo, e ha limitata manualità, è molto energivoro. Aggiungiamoci l'allattamento, che comunque a livello di numeri sono 500 kcal al giorno in più che la mamma consuma solamente per creare il latte. E i cicli di sonno irregolari del bambino, insomma, sommiamo tutto quanto.
tanto e abbiamo la ricetta perfetta per la stanchezza più profonda che io abbia mai provato, con annessi problemi di memoria a breve termine. Le notti si mescolano, i giorni passano, io non so più che cosa è successo quando, tant'è che ho la mia personale ricetta per parlare alle persone e dico, ah, l'altro giorno, quando non mi ricordo che cosa è successo quando, no? E magari è successo prima dell'ultima volta che ho dormito e quindi ormai è diventato l'altro giorno, non c'è più uno ieri, l'altro ieri, no, l'altro giorno. Non mi posso stare a scervellare. E nel lavoro vorrei insomma, evitare di fare errori per mie dimenticanze, non è assolutamente professionale, ecco. E quindi la mia soluzione è stata quella di documentare. Qualsiasi cosa che valesse la pena di condividere con un collega o anche solo con la me stessa del futuro è stata documentata in passi chiari, con screenshot e anche un po' di parole chiave. Ecco. Questo eccesso di zelo è stato trasmesso al mio team, che comunque è sempre stato molto zelante dal punto di vista della documentazione, e con ottimi risultati. Per esempio, ho creato un format di documento per l'onboarding asincrono dei colleghi su un progetto, che nel nostro caso magari può sembrare un documento inutile e banale, perché tanto siamo organizzati che un progetto è un repository, lo scarichi, Composer Install è il progetto in locale che funziona, fantastico. No, non è solo questo un progetto è anche la descrizione dei workflow di lavoro, la descrizione delle procedure di deploy e degli ambienti di produzione, di sviluppo, chi si sta occupando di cosa, quando sono soprattutto coinvolti molti clienti e molti partner, i nomi, le email delle persone, come raggiungerle, i link, quindi... di solito tutte queste informazioni venivano trasmesse con una call, almeno dai, con un collega ci si vede un attimino, e chiacchieriamo un pochino e ci trasmettiamo queste informazioni. Quando ho iniziato a vedere questo problema, ok, documento, ed è piaciuto tantissimo nel mio team e quindi è stato utilizzato come metodo per avere una utilissima guida sincrona per tutti quanti. Poi nel mio piccolo ho anche una nota personale che uso come svuota cervello alla fine della giornata lavorativa, dove metto proprio dove sono arrivata con il task che sto lavorando, e per poi poter riprendere agilmente il giorno dopo, mettendoci meno tempo possibile per rientrare nel flusso di pensieri, perché appunto mi sono scritta dove sono arrivata e dove avevo intenzione di continuare quando volevo continuare, ecco. E in questo modo riesco ad essere subito produttiva. Continuando a parlare di team, devo dire che mai prima d'ora ho fatto così tanto il tifo per i miei colleghi. Merito soprattutto del fatto che mi alleno a fare il tifo per la mia bambina. Avete idea di quanti movimenti vadano imparati per sedersi? Tanti. E quanto coraggio serva per camminare senza cercare l'appoggio di qualcosa? Oppure quanta fiducia in se stessi serva per scivolare sullo scivolo più alto del parco senza tenere la mano della mamma. Alla mia bambina dedico un sostegno e una fiducia senza paragoni. Valuto se le sue capacità sono adeguate, mature, per eseguire determinate azioni e la sostengo ed incoraggio nei suoi tentativi. E mi sono accorta che faccio lo stesso con i miei colleghi. Cerco di valutare delle qualità chiave delle singole persone e li sprono talvolta ad uscire dalla propria zona di comfort. E li festeggio tantissimo quando ottengono dei risultati oppure sono pronta a offrire supporto in caso di necessità. Il tutto lavorando da remoto in un team che va dal Brasile all'India e a giudicare dal feedback che ricevo dai colleghi, questo comportamento è molto apprezzato, la mammina insomma, e mi reputano una persona sulla quale possono affidarsi. Proseguiamo con un altro cambiamento importante, un aspetto fondamentale per una software developer che è innamorata del proprio lavoro, ed è la gestione delle attività e del tempo.
prima della bambina io potevo trattenermi a sviluppare a qualsiasi orario, tant'è che c'è proprio un ultimo codice che ho scritto poco prima di partorire, che ho sviluppato fino alle 11 di sera, poi dopo abbiamo mangiato con mio marito, dicendo non lo faremo mai più, perché in effetti non è più stato più potuto possibile farlo. Ora questo non me lo posso più permettere e devo pianificare quanto più possibile cosa fare, dando priorità ai risultati che devo ottenere nella giornata. Se devo portare avanti più progetti contemporaneamente, pianifico delle attività piccole, ma almeno su 2 progetti. Se devo risolvere un problema incomprensibile, mi pianifico 2 ore continuative di lavoro, senza interruzioni, e mi concentro su quello, dandomi poi dopo dei momenti di relax dopo. Insomma, l'importante è avere il focus sul risultato che si vuole ottenere e compiere le azioni necessarie per ottenerle, tant'è che mai quanto ora mi risuonano in testa le parole della mia insegnante di analisi, di matematica delle superiori. Una volta entrò in classe, ci diede un questionario e ci disse: per risolvere l'esercizio che vi ho dato dovete partire dalla soluzione. Io al tempo pensai, ma se devo risolvere l'esercizio, devo trovare la soluzione, come faccio a partire dalla soluzione? Io non la so. Poi dopo ho capito, tu la forma della soluzione, proprio la forma, come appare questa soluzione, la devi sapere prima di partire. Altrimenti come fai a sapere che hai raggiunto la soluzione? Poi dopo il contenuto della soluzione, ok, ci arrivi, ma come si presenta questa soluzione la devi sapere prima di iniziare. Comunque stiamo divagando, ok. Questo cambio di prospettiva mi ha permesso di mantenere le mie performance lavorative praticamente inalterate, anche in alcuni periodi in cui ho dovuto limitare il mio orario lavorativo. Ecco. Ovviamente, che lo dico a fare, affinché si possano pianificare, fare tutte queste cose da project manager, pianificare le attività, ecco. Quest'ultime devono essere chiare. La cosa base che si può fare anche senza competenze in giro è spezzare attività grandi in piccole sottoattività, in modo che si capisce l'entità del lavoro da fare e soprattutto se ne può monitorare il progresso, perché questo fa bene all'umore. La mamma normalmente si sente tanto sotto pressione e quindi poter vedere un progresso in quello che fa aiuta l'umore anche quando sembra che non sia capace né di lavorare né di fare la mamma, ecco. Quindi è un'attività utile anche a livello dell'umore. Oltre a questi insegnamenti, comunque, la mia bambina sta esercitando grandemente 3 qualità importanti che ritrovo utili nel lavoro. Iniziamo dalla prima. L'empatia. Allora, per comprendere un altro essere umano che non parla e che deve imparare tutto da zero, quindi non ha i nostri filtri, i nostri pregiudizi, ci vuole una dose di empatia fuori dal comune. Tanto che generalmente le mamme hanno quel periodo di instabilità emotiva che piangono sempre dopo il parto, proprio perché sono naturalmente progettate per essere più sensibili, per poter comprendere questo bambino che non si conosce, perché appena nato non lo conosci il bambino. E inutile a dire, ma avere una maggiore empatia verso un cliente o verso un collega aiuta tantissimo a stabilire un rapporto, anche se c'è una barriera linguistica di mezzo. Fare propri i problemi e le difficoltà dell'altro, o guardare il progetto dal punto di vista del cliente, sono tutte cose che non c'entrano niente con lo sviluppo puro di software, ma è una soft skill che aiuta un senior developer che ha contatti con i clienti o anche che fa mentorship verso altri colleghi. Altrimenti diventa tutto un accettare problemi che cadono dall'alto e imporsi di trovare soluzioni a cose che non si comprendono. Altra qualità è la pazienza. Chi ha un bambino piccolo lo può capire, perché quando canti la stessa canzone, che so, 20-30 volte di fila, supportare il proprio bambino in momenti difficili per lui, di sentirlo piangere, urlare,
speriamo che capiti poco, insomma, oppure di raccogliere da terra posate, piatti, tovagliette che vengono lanciate durante il pasto in svezzamento. Prima della mia bambina pensavo di essere paziente, adesso dico che ero solo una principiante. E il mio motto per sopravvivere è: sono qui per fare questo, qui ed ora. Così con la mia bambina, così sul lavoro, mi sono accorta che proprio non ha senso arrabbiarsi per qualcosa che non va come l'avevo preventivata. Preferisco usare il tempo per risolvere e trovare un insegnamento da portarmi a casa. Invece appunto di perdere tempo a dirle a lei così come al cliente ma no, oddio, oh, mannaggia, ecco. L'ultima qualità è quella che è stata più difficile per me, la flessibilità. Per l'empatia ci aiuta la chimica, per la pazienza arriviamo ad uno stato zen quando la stanchezza mentale è troppa e ci rendiamo conto che ma perché, che ha senso arrabbiarsi. La flessibilità invece ha bisogno di energia e di intenzionalità. Ho trovato che sto allenando tanto la mia flessibilità, come prima, durante i suoi pasti. Il suo pasto inizia in un modo, poi dopo la fame si calma, si procede in un altro modo e poi si finisce in un altro modo ancora. I suoi approcci al cibo cambiano continuamente. Per me questi cambi di ritmo e di approccio al cibo erano inconcepibili all'inizio. Poi ho deciso di ascoltarla, di osservarla, di partecipare di più e di essere pronta a fare tentativi e cambiare modalità da un momento all'altro. E nel lavoro questa flessibilità applicata mi sta aiutando innanzitutto a livello emotivo, a non sentirmi sopraffatta se qualcosa cambia e accadono urgenze da gestire. E in generale mi rende più ottimista, perché so che se qualcosa non funziona posso fare tentativi finché non trovo la maniera. E cambio approccio, cambio metodo, cerco alternative, pensiero laterale, tutto quello che volete, ma so che alla fine una soluzione la troverò e basta solo essere flessibili nel cercarla. Arriviamo all'elefante nella stanza, non l'elefante di PHP, ma la qualità che viene incensata tanto dalle mamme, ovvero il multitasking. Non funziona, nel senso che ci sono studi ormai comprovati che il nostro cervello non è in grado di gestire il multitasking. Da mamma lavoratrice lo posso confermare, i periodi in cui ho più da fare e voglio fare tutto quanto insieme sono quelli in cui sono più stanca e disattenta, con grossi problemi di concentrazione soprattutto. Va bene che ne devo pensare tante tra la bambina, la casa, il lavoro e ovviamente la genitorialità in casa mia è condivisa, quindi c'è da fare anche per mio marito, non sono sola. Ma ho trovato che è molto più efficace prendermi il tempo e fare una cosa per volta piuttosto che fare tutto quanto insieme. E farlo magari mentre lavoro, per esempio. Per riconoscere questo problema ci è voluto un po', perché in fondo la vita procedeva bene per tutti in famiglia. Poi dopo mi sono resa conto appunto di questi grossi problemi di concentrazione, che mi sentivo sempre di fretta, sempre con l'acqua alla gola e sempre di corsa, e alla fine ho detto basta. Vediamo un po' di sistemare questa cosa. La mia personale ricetta è di tenermi un blocco note e penna. Ce ne sono tantissimi qui fuori che vi offrono un blocco note e una penna, approfittate. Faccio in modo di scrivermi tutto quello che dovrei fare mentre sto facendo altro, no? E che quindi mi spezzerebbero la concentrazione, io me lo scrivo. Poi dopo mi do del tempo e degli slot di tempo per fare quello che mi sono scritta. In questo modo ho notato un miglioramento nella capacità di concentrazione proprio tangibile. E se dormissi meglio ovviamente sarebbe tutto migliore. Diciamo che
questa cosa la applico tanto a livello lavorativo, perché comunque anche lì mi ritrovo a gestire più task, più progetti, cose che magari cercano di prevaricarsi in senso di urgenza, tanti task, e le chiamate che ti aggiungono cose, no? E quindi diciamo che questo metodo di segnare e poi dopo gestire in un secondo momento mi aiuta anche a livello lavorativo. Ovviamente sto parlando di segnare a mano. Per chi lavora con Jira, per esempio, un software simile, vale lo stesso consiglio, perché comunque che fai? Una ricerchina su Jira non la fai prima di inserire l'ennesimo task, magari è stata una cosa che è già stata segnalata. E quindi rischiamo di aggiungere roba quando non serve. E parlo comunque di taccuino anche per il lavoro, e non di un'app, appunto, di qualcosa che hai sul telefono, perché il telefono ha le notifiche. Non so voi, ma io appena vedo quella sfilza di notifiche, oddio, le devo gestire. E magari quindi ho sbloccato il telefono per segnarmi una cosa. Vedo le notifiche, ah vabbè, questa è un attimo, questa la swipe, questa la segna come letto. E intanto mi devo tenere a galla nella mia mente quello che dovevo segnare, faccio una fatica assurda. No. Un bel taccuino, non trilla, non si scarica, non deve fare gli aggiornamenti, non va in crash, al massimo finisce l'inchiostro della penna, si prende un'altra penna. E quindi trovo che darsi anche quel tempo per scrivere a mano le cose da fare aiuti a riprendere la concentrazione su quello che stiamo facendo, un momento di focus, ecco, che abbiamo visto anche prima. Diciamo che appunto questi sono i punti salienti della mia esperienza. È sicuramente diversa da quella di altre mamme, però poi mi sono chiesta quanto può essere diversa dagli altri. Non essendo il cuore di questa presentazione, ovviamente non ho intenzione di portarvi numeri, statistiche, ricette che valgono per tutti, no. Ho pensato che una veloce ricerchina potesse essere interessante da fare, e visto che il tema è caldo e che a me serviva un frullato di quello che si trova online, ho usato ChatGPT. E gli ho fatto una bella domandina che, a parte i miei maldestri tentativi di essere gentile con un'intelligenza artificiale, troviamo appunto che le mie argomentazioni sono in linea con quello che si può trovare online. Abbiamo la gestione del tempo, ok, io vi ho parlato di focus e di pianificazione delle attività. Il problem solving, ottimo, io vi ho parlato di flessibilità, siamo lì. Attenzione ai dettagli, sì, io vi ho parlato di documentazione zelante, quindi ci siamo. L'empatia è quella per forza. Abbiamo una discordanza sul multitasking, tant'è che ho pensato di fargli una domanda specifica. Indagando vediamo che adesso ChatGPT trova che il cervello umano non è bravo a fare multitasking. Certo, non ci mette le fonti, quindi vabbè, ci fidiamo, però sappiamo che ci sono studi al riguardo. Gli esperti raccomandano un approccio single tasking, perfetto, e conclude sul fatto che può essere utile fare multitasking, ma ottimi consigli per evitarlo, quindi trovare un bilanciamento per evitare di sovraccaricarsi. Già siamo sovraccarichi per via del bambino, ok. Assegnare priorità, e qui ci rientra un pochino per esempio il metodo della matrice di Eisenhower. Delegare, sempre matrice di Eisenhower, quando possibile, e prendere pause, quelle sono sempre ottime. E ecco qua, finita la veloce ricerchina. Concludo il mio intervento, spero di avervi dato qualche spunto interessante e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie Erika. Dunque, io non so fare multitasking, adesso sono d'accordo con te, esatto, che non è colpa mia. Ok, esatto. Grazie. È normale. Domande? Qualcuno? Uno, due, tre? Ma certo, ok. Allora, tengo io il microfono, se volete mascherine da mettere, no, ok, lo tengo io. Allora, ciao. Ciao. Io
Faccio un lavoro completamente diverso che non ha a che fare con la programmazione, mm-hmm. in informatica sono fisioterapista, quindi ho un contatto proprio anche fisico con i pazienti e sono anch'io mamma e ho notato anche un'altra cosa, non so se tu l'hai notata, come essere mamma mi ha cambiato nel lavoro. Anche la trasformazione mia fisica che ho avuto durante la gravidanza, durante l'allattamento, durante adesso che i bambini sono più grandi e le esigenze cambiano, mi ha cambiato l'approccio col lavoro e col paziente. Ho imparato a darmi più tempo su alcune cose e invece stringere su altre. Sì. Ho imparato a essere più dura col paziente quando ci voleva e più assertiva o invece più accondiscendente. Non so se anche nel tuo lavoro cambia il modo di lavorare a cicli magari. Cioè magari c'è un periodo in cui lavori più veloce e un momento che invece dici aspetta adesso però questa stessa cosa qua che prima ci ho messo 2 ore ce ne devo mettere 4 però con una caratteristica diversa. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Ho capito, grazie per la tua domanda, è interessante. Diciamo che io sono ancora nella fase del combattimento contro il deficit di concentrazione. quindi mi dici che ci vuole ancora un po' di tempo, perfetto. Diciamo che a livello fisico non impatta tantissimo sul mio lavoro, anche perché io lavoro da remoto, quindi non ho modo di presentarmi fisicamente con le persone, al massimo mi vedono da qui in su, quindi è il classico caso in cui puoi lavorare in mutande, non lo faccio, però ecco. La cosa del ciclicità e del porsi verso i clienti in maniera diversa, un pochino sì, la noto anch'io. Mi rendo conto che appunto con quello che ho detto del pianificare e dell'essere efficiente, in alcuni casi riesco a fare le stesse cose in meno tempo, ma perché sono più pragmatica. Ok, devo raggiungere questo obiettivo, effetto schiacciasassi, proprio vado dritta, anche perché alle 4 devo andare a prendere la bambina al nido, quindi devo chiudere. e quindi ho questo approccio un pochino più pragmatico, un pochino più andiamo a vedere le cose reali che servono per il tuo progetto. Ciclicità non tantissima ancora, ma perché sto combattendo contro la concentrazione. Ok, grazie. Un'ultima domanda da qualcuno? No? Ok, siamo in tempo, grazie. Grazie mille. Erika, grazie per tutto, un piccolo regalo da tutto noi. Grazie. Okay, grazie di esserci. Grazie.